Amici di newsf1.it, buonasera e benvenuti a Ruota Libera, il nostro bar virtuale. Benvenuti non solo alla nostra trasmissione, ma ufficialmente anche al Mondiale di Formula 1 2023, perché si sono chiusi ieri i test prestagionali, da 3 giorni di test. Do il benvenuto, come al solito, al nostro avventore di fiducia e co-conduttore Marco Asfalto. Ciao Marco, buonasera. Un po' incimurrito stasera, ma presente. Sì, un po' di febbre. Comunque, buonasera a te, Massimo, buonasera a tutti. E diamo il benvenuto, anzi il bentornato per la terza volta. Abbiamo aggiunto una sedia al nostro tavolino del bar perché ci farà compagnia poi per tutto il resto della stagione, salvo impegni imprevisti come a volte capita. La scorsa settimana era toccata a me. L'ingegner Marco Coricelli, ciao Marco, buonasera. Abbiamo Ciao, grazie, buonasera a tutti. Marco Asfalto, che comunque è ingegnere, ma di altra parrocchia, come diciamo sempre noi, e ingegner Marco Coricelli, proprio ingegnere meccanico. Allora ragazzi, iniziamo subito perché c'è tanta carne al fuoco, tanta ciccia al fuoco, c'è tanto da dire perché questi test sono stati di certo non rivelatori, anche perché quest'anno, lo ricordiamo, siamo arrivati un po' più preparati. L'anno scorso era l'anno zero delle vetture delle nuove vetture con il regolamento 2022. Quest'anno, ovviamente, al netto di qualche sparata che si è sentita, ma ne parleremo poi alla fine, praticamente tutte le scuderie hanno, quantomeno quelle più gettonate, più vincenti, hanno mantenuto la filosofia, hanno presentato delle evoluzioni e quindi non ci sono state rivoluzioni, per cui non ci stupisce, possiamo dirlo, che la Red Bull sia lì dove l'avevamo lasciata lo scorso anno, non ci stupisce che ci sia lì anche la Ferrari. Ci stupisce forse un po' Aston Martin, poi bisognerà capire come sempre il discorso dei carichi di benzina usati, dei setup provati, poi lasciamo la parola a Marco, ingegner Coricelli, che ci approfondisce il discorso, però sta di fatto che Alonso e l'Aston Martin sono parsi quantomeno in ottima forma, cosa che non si può dire, e anche qui non è una novità, della Mercedes. E poi via via scalare tutti gli altri, buio pesto per McLaren, che si fa trovare ancora una volta in ritardo, nonostante un copia e incolla contro il C contro il V delle pance, della filosofia delle pance Red Bull. E che dire, ragazzi, la Mercedes forse inizierei un attimino proprio da lei, più che altro perché non so se dalle parti di Stoccarda siano un po' ultranazionalisti, un po' troppo cocciuti, un po' troppo forse orgogliosi per ammettere più che rendersi conto, perché non voglio pensare neanche che non se ne siano resi conto dopo una stagione come quella dell'anno scorso, che la filosofia Zero Side Pods non porta da nessuna parte. Voi come la vedete? Marco Asfalto, scusateci ancora, stiamo abituandoci al terzetto, quindi può capitare che ci sovrapponiamo. Vai Marco. Ma guarda, qui c'è stato un piccolo schema facile anche da reperire in rete volendo, io me l'ero comunque fatto. La Mercedes ha migliorato rispetto ad essa dell'anno scorso di circa 2 secondi. L'anno scorso era stata veramente non dico fallimentare, ma quasi, perché nei test fatti nel 2022 la Mercedes con Hamilton era intorno al dodicesimo posto. E poi invece Russell aveva realizzato un quinto tempo, però lontanissimo dai tempi dei migliori, di circa un secondo e mezzo almeno. Quindi diciamo che loro sicuramente sono migliorati, perché, attenzione, l'hai già detto tu, questi dei test sono tempi relativi, ovviamente non sappiamo i carichi di benzina, però poi c'è un momento in cui si cerca la velocità. C'è poco da fare. L'anno scorso Russell aveva fatto un buon tempo con le gomme C5, Hamilton un tempo veramente poco importante. Quest'anno comunque sempre con la C5 Hamilton si è piazzato secondo. Ora ha fatto pure il tempo alle 18:22 ora locale, quindi diciamo nel periodo del momento in cui poi si correrà il Gran Premio. La Mercedes è indubbio che è migliorata rispetto all'anno scorso. Questo però è da capire poi quanto è migliorata rispetto a quanto sono migliorati gli altri. Io poi non entro nel merito dei sidepods e quindi diciamo della parte aerodinamica di cui non mi occupo, però guardando i numeri, insomma, qualcosa c'è stato. Toccherà vedere se poi questo sarà poi sulla pista, avrà diciamo un riscontro, ripeto, rispetto ai concorrenti diretti. Ecco, fondamentalmente questo è il concetto. Poi l'ho vista abbastanza come vettura abbastanza nervosa nei test. Io ho seguito solamente l'ultima giornata, non ho avuto modo di guardarli tutti. Tuttavia, è una macchina un po' nervosa che scivola abbastanza.
Però questo poi, ripeto, bisognerà capire, poi fra una settimana, diciamo, sapremo la verità. Io penso che magari forse il nostro ingegnere Marco Coricelli ci può dire anche la sua, perché lì lui sicuramente è più preparato. Ok, lasciamo la parola al Marco allora. Ma allora, partiamo innanzitutto un po' da come era finito il 2022. Avevamo visto comunque una Mercedes che stava diciamo, un po' migliorando le sue prestazioni, aveva avuto anche in Brasile, e si stava avvicinando, diciamo, quello che poteva essere già Red Bull, magari. Ancora Red Bull, diciamo, abbastanza irraggiungibile, però si era avvicinato un po' alle prestazioni Ferrari. Quindi probabilmente, forse anche nell'onda un po' di questi risultati che hanno ottenuto a fine campionato, hanno voluto secondo me continuare con questa filosofia, anche per, poi l'avevo detto anche nel video precedente, quello della scorsa, anche per non ricominciare, diciamo, tutto da capo, anche perché avrebbe voluto dire ripartire da un foglio zero e adeguarsi a quello che poteva essere la filosofia Red Bull, o quella che potrebbe essere la più Ferrari, senza avere poi dei dati effettivamente a disposizione, perché nel 2022 hanno girato con tutta un'altra macchina. Quindi si sarebbero trovati comunque in netto svantaggio rispetto a tutti gli altri. Ma vedendo un po' i risultati che hanno ottenuto, per quanto bisogna prendere i tempi che veniamo nei test con le vite, comunque li vediamo ancora molto, molto in difficoltà. Il problema sostanziale sta anche nella ricerca del carico deportante che diciamo sulla Mercedes effettivamente manca, con il fatto che i fondi si sono alzati di 15 mm e devono andare a cercare deportanza, e per come la vedo io non sono certo, non la possono ricercare solamente con quei canaloni che sono sopra, infatti hanno girato comunque anche in parente con delle ali molto cariche, quindi hanno dei problemi evidenti sia a livello di setup e quindi anche di prestazioni. Poi gira la voce del fatto che potrebbe arrivare una W14 piano B, ancora non si sa quanto, e questo un po' fa anche riflettere, perché se già loro hanno previsto che potrebbe arrivare una macchina che è totalmente diversa da questa che hanno portato, viene da chiedersi per quale motivo Non l'hanno continuare portata a subito. fossilizzarsi su questa macchina. Molto evidentemente molto stanno ancora cercando di credere a questo progetto, molto probabilmente, perché continuare con questa filosofia vuol dire magari meno sforzi, quindi non andare a sforare neanche il budget cap. In alternativa, però, se i risultati non arrivano, chiaramente dovranno cambiare rotta. Il problema principale è capire anche come abbiano fatto a sviluppare due vetture che concettualmente sono diverse in un periodo in cui il budget cap conta veramente tanto. C'erano riusciti in qualche modo poi lo scorso anno, perché tra l'altro lo scorso anno ricordiamo che i test furono doppi proprio per via della nuova natura tecnica delle monoposto, quindi girarono prima in Spagna, dove la Mercedes si presentava con una macchina fantoccia a tutti gli effetti, e poi in Bahrain i fantomatici, oltre il fantomatico secondo e oltre che doveva dare a tutti gli altri, non è mai arrivato. Della Ferrari parleremo dopo con te, Marco Coricelli, più approfonditamente. Anche a livello di setup, invece chiedo a entrambi, ripeto, a me personalmente ha colpito, tra virgolette, forse più che l'Aston Martin, sicuramente l'Aston Martin Alonso, che sembra veramente che, come il buon vino, Marco, più passa il tempo e più diventa buono, più migliora, sicuramente ha tanta tanta esperienza, a 40 anni suonati. Voi, ripeto, poi la McLaren mi ha colpito purtroppo in negativo, perché nonostante, insomma, si presenti con due giovanissimi, credo abbia la lineup più giovane possibile del campionato, con un Piastri, sappiamo tutti l'anno scorso come è andata a finire la querelle con l'Alpine, Piastri di cui se ne parla un gran bene. E voi vi chiedo una scuderia che invece vi ha colpito positivamente e una che invece vi ha particolarmente deluso. Guarda, io anche se so che poi probabilmente non avranno dei grossi risultati, io spero di sì in realtà, è stata l'Alfa Romeo.
L'Alfa Romeo non solo è una macchina molto bella, ripeto, non scendo in un settore che non mi compete, di cui non sono per cui non sono preparato, quindi non parlo di aerodinamica. La vettura mi è sembrata molto bella. Loro rispetto ai tempi dell'anno scorso si sono abbassati di 2 secondi. Sono tra le scuderie che hanno abbassato di più i tempi durante i test, perché in cima c'è la Williams, addirittura di 2,3 secondi. Loro si sono abbassati di 2 secondi e un decimo. La macchina è bella, sì, hanno avuto problemi con la Power Unit e questo può essere un allarme, ma poi noi sappiamo che comunque la Power Unit viene fornita alle scuderie e poi ci sono diciamo, delle installazioni che sono differenti chiaramente dalla casa madre, dalla Ferrari. A me è parsa una bella macchina, spero che possa fare un bel salto di qualità, perlomeno cercando di piazzarsi intorno al quinto posto. Un quinto, sesto posto, ed è la vettura che più mi è piaciuta. Ripeto, anche se proprio nell'ultima giornata purtroppo ci hanno avuto problemi, è stata quella che mi è parsa più in miglioramento. Ecco, se noi dovessimo fare un grafico, questa è quella che secondo me è migliorata di più rispetto, soprattutto alla fine dello scorso anno. E ricordiamo sempre, Marco, è migliorata rispetto a se stessa, ai propri tempi 2022, quindi non è che è migliorata di 2 secondi rispetto Esatto. a tutto il lotto, perché poi magari qualcuno interpreta No, a male, è se meglio stessa. Poi specificarlo. parleremo anche, scusami, sono una parentesi, poi parleremo anche del famoso secondo che ha guadagnato la Ferrari, perché Certo. bisogna spezzare. Ah, scusate, parliamo subito. Scusa Dai, Marco Curicelli se ti rubo altro minuto. Il leviamoci famoso brevi. secondo. Allora, spezziamo una lancia in favore di chi ha lanciato questa cosa del famoso secondo guadagnato dalla Ferrari. Certo che l'ha guadagnato la Ferrari un secondo. Beh, voglio ben sperare che dopo un anno la Ferrari non sia più veloce di almeno un secondo. Il punto è che doveva guadagnare 2,5 allora qui in In Bahrain Bahrain. invece di 1, perché la Ferrari ne ha guadagnato 1,39, quindi quasi 1,4. Sì, è vero, in effetti la Ferrari ha guadagnato un secondo, quindi ci avevano ragione quelli che hanno detto questa cosa, ma forse intendevano qualche altra cosa. E adesso cedo la parola al nostro ingegnere perché sennò vado in polemica pazzesca. Marco, allora prima di parlare, prima di passare la parola all'ingegner Coricelli, secca, senza chi ti ha deluso invece, L'Alpine, velocemente, per prezzo. no, l'Alpine, vero che loro hanno fatto il tempo con le gomme gialle, però l'Alpine l'ho vista male, Male male. insomma, francamente sì, malissimo. Non so da qui a una settimana cosa riescono a fare, ma non credo molto, francamente. Ok. Vedremo. Marco Coricelli, lascio la parola a te sui promossi e bocciati rapidamente e poi puoi approfondire anche il discorso setup Ferrari. Ok, Anzi, scusa, forse ci sarà. ti interrompo un secondo perché ci sono vari commenti. C'è Fabio Venier che dice, ma scusate, la presentazione tutti dicevano, riferito alla McLaren. Filosofia zero side pod in realtà, ma un sacco di modifiche farà paura, ma tutti a criticarla perché sembra che non va. Troppo facile, no? Fabio, guarda, forse ti è sfuggito o forse, non lo so, non hai prestato attenzione, ma la macchina che hanno presentato era un altro ennesimo fantoccio. Noi l'abbiamo anche analizzata, Alberto l'ha sviscerata, è stato l'unico forse a dire che era una macchina che non aveva né capo né coda, proprio perché era una macchina fantoccio, tant'è che quella che si è presentata in Bahrain, anzi, al filming day, per essere precisi, era una macchina completamente rivista e che è poi quella che si è vista in Bahrain. Faceva ridere, non è che faceva paura. Chi non conosce, chi non capisce, chi non sa di tecnica scrive fa paura, ma poi ci arriviamo alla fine. Vai Marco, parola a te. Allora, sarò magari un po' scontato nelle mie scelte, però tra i massimi tre provo a Aston Martin. Cioè, Alonso ha fatto dei giri, soprattutto c'è stato sempre molto, ha girato sempre intorno all'1,36, 1,37, non mi ricordo, soprattutto con le C2, quindi ha avuto una costanza veramente formidabile. Poi, conoscendo Alonso, praticamente penso che sia anche saltato una macchina che gli dovesse permettere di fare questo tipo di tempi. E quindi potrebbe essere effettivamente una delle sorprese che potremmo vedere già da domenica prossima. Ora, se sia o no la terza forza del mondiale, se possa lottare con Mercedes, secondo me bisognerà vedere un attimo come andranno le prove libere, le qualifiche, poi perché, come ripeto, i tempi poi prendiamo un attimo con le pinze. Però, Diciamo Marco, scusate, anche diciamo se Marco, sì.
Diciamo Marco che qualora questi tempi di Alonso, che è stato veramente un martello, un metronomo, dovessero essere confermati, quindi confermata la bontà del progetto, magari non lotterà strenuamente con Mercedes, potrebbe essere, non dico la terza, forse la quarta, ma comunque se qualcosa va storto per quelli lì davanti, potrebbe sicuramente andare a prendersi un podio o magari con un pizzico di fortuna qualcosa di più, sicuramente qualcosa che fino allo scorso anno era assolutamente improbabile e Certo, impensabile. perché pensiamo a dove era Aston Martin l'anno scorso, adesso può andare a lottare per il campionato, vedendo quello che abbiamo visto, dovremmo andare a lottare tranquillamente per delle posizioni importanti. Poi volevo arrivare, ammettiamo anche che avesse girato sempre in 1,40, ma quello che colpisce è la costanza, che se tu fai, adesso non mi ricordo bene, per vedere tutti i giri, ma metti che fai 15 giri sempre in 1,40, significa che la macchina sta tenendo. Poi è chiaro, adesso è una provocazione, è chiaro che se giri sempre un 1,40 stai andando anche piano, però Certo. diciamo è una vettura da tenere molto in considerazione. Sui bocciati metterei la McLaren, è stata anche quella che ha girato di meno, ha avuto un sacco di problemi, è lontana dal setup ideale, e basta vedere anche la faccia di Norris, insomma. Stanno barcollando un po' nel buio, per quanto poi mi dispiace perché il team principal è umbro come me, quindi da un certo punto di vista, diciamo, è una scuderia che perlomeno io, un po', lasciatemi dire, un po' per campanilismo, ho anche un po' un occhio di riguardo, perché comunque Andrea Stella lo reputo sempre un grande professionista, un grande lavoratore. E poi proveniendo dalla stessa regione, diciamo, C'è un motivo in più. esattamente, quindi diciamo la metto tra le negative, anche perché effettivamente mi dispiace, perché avrei pensato qualcosa in più. Allora, ritorniamo ai grafici, che erano quelli che avevamo mostrato anche nel video scorso. Praticamente qui si vede come vengono prese in considerazione un'estensione molto importante dell'altezza, perché si parte da 0 mm, qua abbastanza realistico comunque, fino ad arrivare a 50 mm. Questo perché è importante andare a catturare un po' quelli che sono i dati su un ampio spettro di funzionamento. Anche perché durante la stagione comunque può essere costretto a variare le altezze da terra. Pensiamo per esempio alla depressione che c'è alle Rouge. A Spa, lì sei costretto ad aumentare l'altezza terra se vuoi andare a affrontare quella curva. Quindi è importante andare a capire se il modello che tu hai previsto, quindi dall'analisi multivoti, poi corrisponde a quello che hai nella realtà. E quindi quello che ha fatto, secondo me, un po' Ferrari anche nella prima giornata di test, è stato un po' questo: ha variato molto l'altezza, ha variato molto i parametri per vedere se tornavano, diciamo, con i valori che avevano poi si segnalato. Questo qui ci fa anche capire che abbiamo visto che all'inizio avevano molti pro un problema abbastanza evidente di corposite. Quindi praticamente avranno iniziato con una vettura abbastanza bassa da terra, per poi mano a mano andare a aumentare, diciamo, l'altezza da terra. Ma aumentando l'altezza da terra, chiaramente, riprendendo poi il video, in questo caso, soprattutto perché fosse la parte più vicina rispetto all'ambito della vettura. Cioè, in questo modo, può intervenire sul tema della sospensione e sulla barra di rollio. Andando a irrigidire tutto, quello che succede è che tu ottieni una macchina che inizia a diventare sovrasterzante, ma soprattutto vai a trasferire molto carico anche sulle gomme, e quindi le vai a sforzare molto. Ora, è chiaro, quello che sto dicendo io sono solamente delle ipotesi fatte con dei grafici. Diciamo, una visione potrebbe essere questa. Quindi, andando a rigirare la vettura, abbiamo visto come a un certo punto poi la Ferrari era diventata molto sovrasterzante, molto nervosa, e ha iniziato a mancare molto anche le gomme posteriori. Poi, mano a mano, è chiaro, andando a variare i vari parametri di assetto, cerchi di trovare un po' la quadra. Quindi, da una macchina che era sovrasterzante, sono arrivati a un certo punto a una macchina sottosterzante, e poi è iniziato ad avere un assetto un po' più neutro.
È chiaro che Anche per fare queste perché prove, a volte anche 3 giorni di test, sì. non sono sufficienti. Diciamo perché poi spiegavo un attimino, magari non è che ogni volta che si va su una pista si va a cercare un setup nuovo da zero, si parte sempre comunque da una vettura con un setup X, chiamiamolo un setup standard o comunque il più bilanciato possibile, poi a seconda della pista si vanno a seconda di quelle che sono poi i carichi che richiede la pista, perché si porteranno ali posteriori già belle e pronte per quel determinato layout del tracciato, quindi basso, medio, alto, carico aerodinamico. Dopodiché si andrà a intervenire su quelli che sono i parametri che hai detto tu, un po' le barre, un po' le sospensioni, andranno ad alzare l'altezza in relazione anche ai cordoli, all'asperità del tracciato, ai bump, eccetera, e poi da lì si parte. Quindi è ovvio che in quei 3 giorni tu devi fare di tutto, non per andare veloce in Bahrain, non stai cercando, sì, lasciate perdere che la prima gara è in Bahrain, quindi potresti sfruttarlo in un certo senso, ma considerando che non ci sono altri giorni di test nell'anno, tu devi sfruttare quei 3 giorni per fare 1.000 prove. Discorso di correlazione che giustamente hai fatto tu, quindi vernici fluo, eccetera, eccetera, rastrelli con tubi di Pitot e via dicendo, e in più devi cercare anche un assetto base dal quale poi partire che ti permetterà nelle piste di tutto il mondiale di essere competitivo o comunque di scendere in pista, un po' come ha fatto la Red Bull, pronti via, chiavi in mano e la macchina già bella che stabile, devi Esatto. solo andare a rifinire. Ma il problema di Ferrari è che si trovava con una vettura che doveva sostanzialmente andare a capire, perché comunque le modifiche, l'hanno detto anche loro, soprattutto alle geometrie delle sospensioni, ci sono state, quindi devi andare a rivedere un po' tutti quei parametri che non sono più quelli dell'F175, cosa che Red Bull si è trovata il lavoro quasi già fatto, perché praticamente anche se, per esempio sulla sospensione anteriore, quella che magari riusciamo a vedere un po' meglio rispetto all'RB18, non cambiava quasi niente, quindi i cinematismi già li conoscevano. Per terminare poi il discorso su Scafo Ferrari, dove l'ho vista molto bene, era soprattutto in frenata e in accelerazione. E questo ci dà la prova che è una macchina molto bilanciata diciamo, sul trasferimento di carico longitudinale, quindi diciamo un po' sul. Quindi Trazione su quegli assetti che e vengono frenata. chiamati sì, anti-dive, anti-spot, quindi praticamente sull'angolo di parcheggio. Praticamente qui vediamo, ci serve anche un po' per, facciamo finta che il video della scorsa settimana e questo l'abbiamo diviso in due parti. Questo è uno schema molto simile a quello che abbiamo visto domenica scorsa, ma traslato sul piano longitudinale, quindi qui stiamo vedendo diciamo le sospensioni calate. In questo caso stiamo andando a considerare praticamente la vettura in frenata. Che cosa succede? Il carico viene trasferito tutto più in avanti e si ha una compressione delle sospensioni. Per evitare quindi diciamo questo movimento, la compressione anche delle sospensioni, quello che bisogna andare a fare è cercare di portare il centro dell'anti-dive in linea con il centro con il baricentro. Abbiamo visto nell'altro video si vanno a congiungere diciamo, le rete dei bracci con il punto di contatto della ruota a terra. In questo modo si ottiene il centro di istantanea rotazione. Se il centro di istantanea rotazione con il punto di contatto della ruota a terra si trova allineato con il baricentro, e praticamente avremo un anti-dive al 100%. Che cosa significa? Che praticamente non avremo, diciamo, quasi una rotazione praticamente ridotta a zero in avanti. In questo modo, praticamente, quando andiamo a frenare, è come se non sentiamo più, diciamo, la macchina che praticamente ci ruota in avanti. Questo ha un vantaggio perché comunque poi il stesso discorso può essere fatto al posteriore durante l'accelerazione, quindi il grafico Anti-squat. inteso. In questo modo avresti una macchina che è sempre stabile e soprattutto hai un'altezza da terra che rimane costante sia in frenata che in accelerazione. Quindi per delle vetture soprattutto per le vetture con l'effetto suolo, questo è molto importante. Di contro, però, hai una cosa non sottovalutare, che senti di meno la macchina. Che cosa significa? Che praticamente le sensazioni che ha il pilota non sente, praticamente sente solamente ormai le forze G, ma non sente proprio una macchina che quando acceleri praticamente ti porta quasi indietro, cioè che la senti Quando sollevare all'indietro, oppure quando chiaro, freni che magari la vedi scendere
avanti, quindi perdi anche un po' la sensibilità sulla vettura stessa. Chiarissimo, Marco, Diciamo, grazie. così abbiamo un po' concluso un Molto, po' tutto il molto, discorso, molto, molto eravamo iniziato. interessante. Marco Asfalto Tanto invece ti poi propongo. qualcuno ci prenderà spunto Sicuramente. per Marco fare Asfalto qualcos'altro. invece, allora rispondo un attimo a Ugo, ma i problemi sono stati alla Power Unit o al cambio? Qui parla dell'Alfa Romeo. Non si capisce, versioni contrastanti. Sì, te lo confermo, non si è riuscito a capire se il problema fosse chi dice Power Unit. Si è sentito il team radio, perdo potenza, quindi ci fa pensare alla Power Unit, però ufficialmente sembra che sia il cambio. Poi quale sia la verità, non te lo sappiamo dire. Marco, invece vorrei che tu rispondessi a Fabio di nuovo. A tutti hanno guadagnato sulle auto 2022, ma la Red Bull aveva già almeno un vantaggio di mezzo secondo in più e l'ha mantenuto, ovviamente, direi io. Sì, Perché non certo, è. vabbè, la Red Bull ha finito la stagione in netto vantaggio rispetto agli altri, dai tempi, sempre parliamo di test, è migliorata rispetto all'anno scorso di un secondo e mezzo circa, però quello che non sappiamo, perché non lo sappiamo di nessuno, ma della Red Bull ancora di meno, la Red Bull si è presentata in grande forma in questi test. Chiaramente loro la macchina l'hanno preparata prima, l'hanno potuta fare forse prima degli altri, o perlomeno elaborarla in un certo modo, perché tanto avevano sforato il budget cap e noi sappiamo benissimo che questo non influirà per nulla sull'avventura di quest'anno. Purtroppo, sì, purtroppo questo è, diciamo, la realtà, senza che ci stiamo girando intorno. Allora, Verstappen ha fatto il suo miglior tempo con le gomme gialle, con le C3. E l'ha fatto intorno alle 16-10 ore locale, quindi diciamo in un momento in cui faceva ancora discretamente caldo. Io questi tempi ho cercato di dare un'occhiata anche all'orario, perché noi sappiamo benissimo che le prestazioni anche come consumo gomme sulla pista del Bahrain sono abbastanza differenti a seconda dell'orario in Non cui a si caso si gira. corre di notte, Marco. Non a caso si corre di notte. Ma a proposito di questo, proprio per questo però, ad esempio, Leclerc ha fatto il suo miglior tempo in 1:31:024, quindi diciamo 7 decimi più alto di Perez, ma l'ha fatto alle 11:36 del mattino. Quindi, mentre invece Perez ha girato nel momento migliore alle 18:39, quindi quando la pista è quella, è l'orario in cui si correrà. Io penso che questo sia un fattore abbastanza importante. Allora, Leclerc sempre con su C4 e anche Perez con la C4, quindi a parità di gomma. Io credo che poi la Ferrari a un certo punto, come penso sia abbastanza logico, si sia concentrata anche sulla gara, ovviamente dopo aver cercato gli assetti, diciamo, per tutte le gare, sulla gara della prossima settimana. C'è da dire però una cosa qui. La Ferrari ha dovuto cercare tutto questo, quindi andare a fare una serie di prove comparative, non solo perché la macchina è l'evoluzione di quella vecchia, ma anche perché quella vecchia era stata abbastanza, diciamo, bloccata dalla famosa TD39. Quindi, siccome questo poi è stato anche detto, ufficializzato da un non so da chi, da un responsabile della Ferrari, non mi ricordo chi l'ha detto, francamente, ed è relativo a chi l'abbia detto. Questo vuol dire che in effetti ha costretto la Ferrari a rivedere alcune cose. Io comunque, dal mio punto di vista, dando un'occhiata a quello che si vede delle immagini di test, l'ho vista invece abbastanza in forma, benché già adesso tutti dicono mondiale perso e bla bla bla. E Ricordo che l'anno Marco, scorso. ti ricordi l'anno scorso i trionfalismi dopo la terza gara, dove abbiamo fatto una doppietta al primo Gran Premio, un secondo posto al secondo e Sì. un'altra vittoria a Melbourne? Poi abbiamo dovuto aspettare Austria, però il popolo ferrarista, il tifoso, è un po' così, no? Si butta giù subito o se c'è un buon risultato si esalta subito. Abbiamo vinto il mondiale, cioè, è un po' la Però, prassi. no, ma l'anno scorso era successa la stessa cosa dopo i test, perché ai test Verstappen aveva fatto il miglior tempo, è vero che l'ha fatto con le gomme morbidissime, che ha fatto il miglior tempo, e quindi già la Ferrari, che l'anno scorso era guarda, quasi a un secondo io parlo sempre durante i test, quasi a un secondo dalla Red Bull, no, sembrava già condannata, hanno sbagliato macchina, non ci hanno capito niente, poi in realtà la pista ha dato ben altri risultati.
È chiaro che qui si è dovuto fare. È chiaro che la Red Bull, attenzione, è favorita perché è la macchina che ha vinto l'anno scorso, perché ha finito la stagione con parecchi decimi di vantaggio rispetto alla Ferrari, alla diretta inseguitrice anche rispetto alla Mercedes. È normale questo. Hanno un loro metodo di lavoro che probabilmente funziona, se no non vincerebbero dei mondiali. Quindi di che stiamo a parlare? Non è che è una squadretta questa qui. È ovvio che si sono presentati più in forma a questi test, però io invece la Ferrari la vedo abbastanza bene perché mi è parsa una macchina abbastanza stabile quando si correva nelle condizioni ideali per la prossima gara, di certo non quando ha girato nelle ore calde, e lì evidentemente è stato fatto un altro tipo di lavoro. Poi guarda, noi possiamo anche fossilizzarci sulla Ferrari perché l'argomento è più interessante, per carità, no, beh, ovviamente, però ci sono un paio di cosette che secondo me vanno dette sulle altre scuderie, perché tu prima hai parlato dell'Aston Martin, no? Che è quella, diciamo, che sembra a un certo Ha punto quella che dà stupito un più, po', che diciamo. ha stupito tutti. Beh, l'anno scorso hanno fatto un sacrificio enorme, hanno cambiato macchina ancora, hanno fatto due macchine, loro, diciamo, ce la stanno mettendo tutta, e anche loro avranno la garanzia di sforare quest'anno il famoso budget cap, però saranno puniti in maniera irrisoria come la Red Bull. L'anno prossimo c'erano sicuramente una macchina formidabile, e questa non è polemica perché purtroppo è la realtà, ma al di là di questo potrebbe essere una sorpresa. Io adesso la butto là un po' per chiunque, non solo per la Mercedes in qualche pista, perché è vero che la velocità di punta, no, attenzione, il tempo sul giro non è che hanno fatto chissà che, però velocità di punta pazzesca, macchina, come diceva Marco prima, macchina in grado di fare degli istinti incredibili e quindi di essere molto costanti, e noi potremmo anche a un certo punto pensare che magari quest'anno ci si butta dentro qualcun altro in qualche gara, Ma magari. anche se E poi alla poi. fine, vabbè, noi sappiamo benissimo da chi prendono la power unit, e poi ci sarà sempre qualcuno che metterà, diciamo, i bastoni fra le ruote affinché non possa vincere il mondiale uno che corre col motore di un altro, perché ormai il trend, lo sappiamo benissimo qual è questo. Qual è? Certo. Una mia ultima, no, previsione, perché non ho la sfera di cristallo, però io ho la convinzione che quest'anno il tempo si faccia intorno all'1,28 e 9. Quindi secondo me quest'anno ci sarà un 28? abbassamento, sì, 1,28 e 9, quindi ma adesso vedremo. Secondo me ci sarà un abbassamento incredibile del L'anno tempo della scorso, pole Marco, position. era 35 l'anno scorso, giusto? L'anno scorso era 35, io penso che almeno un secondo e 28 mezzo alla l'hanno, fischia. secondo me, Alziamo. un secondo e mezzo l'hanno limato. Alziamole che vanno più piano. Lo stai facendo bene, esatto. No, no, Allora, secondo me un rispondi. secondo e mezzo l'hanno limato sicuramente. La mia idea, Ok. guardando un po' di tempi, facendo una media rispetto a quello che succedeva negli anni scorsi. Ricordiamoci che l'anno scorso la macchina era nuova per tutti, non Certo. era così semplice. Quest'anno teoricamente la curva di evoluzione dovrebbe essere maggiore, Molto quindi più, io certo. credo in effetti che quest'anno qualcuno scenderà sotto l'1,28, Ci vedremo, e sarà magari proprio l'Aston Martin, una chissà. nuova direttiva. Allora, rispondo Sai, esatto. intanto. Sì, Faccio Marco, solo vai. un appunto, sai che cosa ero curioso di vedere? Una vettura che ha girato ad Abu Dhabi, quella quindi l'anno scorso, adesso in Bahrain a quanto sta Girerebbe. girando. Anche Certo, questo è l'unico sarebbe modo una che cosa hai per capire interessante. effettivamente Quanto è quanto sono migliorata? migliorate. Ovvio. Probabilmente loro da simulatore lo sanno, ma non ce lo diranno mai. È chiaro, anche giusto che sia così, no? Allora, Certo. vediamo qualche domanda. Ugo dice sempre: l'unica cosa che non ho capito della Ferrari è il perché di quella alla così scarica. Si aspettavano un maggior carico dal corpo vettura? Beh, qui siamo sempre nel campo delle ipotesi, Ugo, perché chiaramente poi, come dicevamo prima, 3 giorni di test devi provare tutto il probabile. Hanno una tabella fitta dei test che devono riuscire a fare raccogliendo la maggior quantità di dati possibili per andare poi a correlarli con quello che gli dice il simulatore, gli dice la galleria del vento. Quindi poi magari nel momento in cui hanno provato a fare il tempo avevano una configurazione particolare, quindi finché non arriva venerdì e non li vediamo in configurazione effettivamente da gara, per il Gran Premio, non possiamo esserne certi. Salvatore invece ci chiede: il consumo delle gomme così precoce della Ferrari, da cosa è dovuto? Beh, come diceva giustamente prima l'ingegner Coricelli, anche qui possiamo fare supposizioni, perché nel momento in cui tu vai ad irrigidire un po' tutta la vettura, quindi barre e sospensioni, siano queste posteriori o anteriori, a seconda poi se il circuito è front limited o rear limited per il discorso della trazione o della direzionalità,
chiaramente con molle più rigide ci sarà più carico, un conseguente trasferimento di carico più pronunciato sull'asse esterno nel momento in cui va in curva, quindi più carico vuol dire proporzionalmente carico inferiore per il discorso del trasferimento di peso, comunque per farla breve, tanto stress sugli pneumatici e quindi li vai a rovinare in un certo senso, però poi è chiaro che se vai a fare dei test per le rigidezze della vettura, quindi per trovare una stabilità dell'altezza da terra, aerodinamica, eccetera, poi le gomme le andranno a valutare in un altro stint. Ripeto, sono talmente tante le cose che devono fare in 3 giorni che non c'è tempo per fare tutto. Gianni, grazie, siete simpatici, dice Gianni, grazie, apprezziamo. E Ugo, alla fine rispondiamo l'ultima volta. Sì, ma poi sembra siano corsi al riparo con l'ala più carica che poi non hanno provato perché si è rotta. Veramente incomprensibile da Sferrari. Disco rotto, lo so Ugo, però è quello che diciamo prima. Qui siamo completamente nel campo delle ipotesi. Lo siamo stati per tutta la stagione, lo siamo perché non siamo addentrati, non siamo come gli altri che hanno insider che sparano notiziole su cose a ogni minuto. Siamo nel campo delle ipotesi, potrebbe essere qualsiasi cosa. Magari nel momento in cui hanno deciso di provare per un altro motivo un'ala più carica, c'è stato il cedimento del problema strutturale e quindi si sono fermati e non hanno testato, ahi noi. Quindi non possiamo saperlo con certezza. Ale Derango, il problema del consumo si può limitare, scusate, o forse risolvere con assetti un po' più carichi ma più potenza motore. Era forse così ad inizio 22. Allora, il consumo lo limiti se carichi, il consumo lo limiti sicuramente sul posteriore, perché in fase di trazione la gomma andrà a slittare e scivolare di meno. Poi però, di contro, se lo carichi troppo, torniamo al discorso prima, il setup, ragazzi, è un trade-off, do to des, adesso non mi ricordo bene il latino, scusate, però io dai qualcosa, cedi qualcosa e rinunci a qualcosa, e prendi qualcosa, perché altrimenti non esiste il setup perfetto, quindi per forza di cose devi bilanciarlo nel miglior modo possibile. Ok, credo Massimo, c'è una cosa però, scusami se intervengo, cosa importante da dire, che negli ultimi anni si diceva sempre in Ferrari, questo poi lo dicevano i responsabili, non è che lo dicevano i tifosi, che la Ferrari non aveva mai la correlazione dei dati tra i simulatori, quindi i dati che ci sono, che si fanno nella factory e quelli della pista. Quest'anno sembra che, perlomeno lo hanno detto tutti, i dati sono, c'è la correlazione tra dati, e questo già è un vantaggio, no? Perché rispetto, io parlo al passato, perché questo era, diciamo, il tallone d'Achille della Ferrari. E poi, visto che abbiamo parlato di gomme, tu sai quanto mi è caro parlare delle gomme, perché lo sai benissimo. Nomen. Quello di cui io, teoricamente, diciamo, dovrei essere la superficie, rappresenta la superficie su cui si poggiano. Allora, quello che mi è rimasto, una cosa che non ho capito bene, è l'attacco di Perez alla Pirelli, perché Perez, senza ancora essere andato in pista, l'altro giorno ha attaccato la Pirelli per le gomme, si è lamentato per qualcosa. Io non vorrei che questo fosse già il primo sassolino che viene lanciato per le nuove gomme, perché comunque le gomme sono cambiate, ogni anno evolvono, quindi non sono mai in realtà proprio le stesse, e soprattutto poi se si aggiunge una mescola, come sembra che sia. E questo è, diciamo, è un quadretto di quello che potrebbe accadere fra qualche gara, se le scuderie che si aspettano dei risultati non riescono a raggiungerli. E mi fermo qua senza fare nomi, vedremo quello che succede. Vedremo a quel punto Vasseur se sarà in grado più di Binotto di sbattere qualcuno, esatto, più che pugni sul tavolo, perché diciamolo. Salvatore ci chiede il buco sul muso della Ferrari, ne hanno parlato sì, gli ingegneri sul Formula One Garage, te lo consiglio perché è stata una puntata interessantissima. E detto questo, visto che siamo un po' lunghi, 45 ragazzi, io Marco e Marco vorrei lanciare un attimo con Salvo dalla regia una piccola rubrica divertente su chi la spara più grossa. Abbiamo un po' raccolto un po' di materiale, bellissimo, vai! Perché ragazzi, il discorso è sempre questo, il web è grande, c'è spazio per tutti, però bisognerebbe sempre rimanere ognuno nel proprio, no? Perché da quanto tempo, prima ancora che uscissero le nuove vetture, chiaramente fossero presentate le vetture, intanto aspetta, ok, lo leggiamo dopo, Salvo. Si sono viste delle invenzioni fantascientifiche, Salvo, torna un attimo indietro, un secondo. Si sono viste le invenzioni fantascientifiche, no? Perché come funziona, ragazzi? La testata X,
che è una testata giornalistica, deve comunque fare click e deve vendere in un momento in cui di Formula 1 non si sa nulla, una firma più o meno prestigiosa spara e poi la bufala, per qui mi fermo, viene ripresa da più persone, da più esperti del campo, no? Si fanno video, foto, la pancia più corta, l'unico, ma non perché non ci sia qualcosa di male, l'unico che ha messo la faccia mesi prima è il nostro ingegnere Alberto Aymar, che, lo ricordo, non è un giornalaio, non fa video a chiappa click, è un aerodinamico aerospaziale, che ha lavorato in Maserati, per cui ha spiegato semplicemente come funziona, lo spiega sempre sul Formula One Garage, lui e Werner sono altri due grandissimi ingegneri oltre al nostro Marco, e ha spiegato tranquillamente per quale motivo una soluzione del genere non funzionava, però cambia dietro, la Ferrari taglia la pancia per essere come Red Bull, addirittura Marco Coricelli, ne abbiamo parlato anche noi, un video in cui si analizza il fire up della Ferrari, che non si sa con che microfono, a che distanza, a che onde, però fa tutto bello. I famosi 30 cavalli, ragazzi, 30 cavalli che fanno paura, abbiamo trovato i 30 cavalli, visto in Bahrain che cavalleria si è presentata. Poi, la cosa ancora più grave, che si buttano voci lì, perché Marco, Salvo, se vai avanti, la Ferrari, dovremmo avere la Ferrari con le pance Red Bull da qualche parte, se non ricordo male, no? Perché la Ferrari doveva abbandonare il proprio progetto perché doveva andare a copiare la Red Bull, cosa che ancora una volta il nostro ingegnere aerodinamico aveva tranquillamente smentito, anche spiegando perché, ovviamente si parla di filosofie diverse, non è che perché la Red Bull ha vinto il progetto Ferrari non fosse altrettanto valido. Una, lo dice sempre, sfrutta la deportanza, e l'altra adesso mi sfugge il termine tecnico, scusate, però sono due progetti assolutamente validi se lottare. Eccola qua, addirittura ci fanno i render con le pance, saranno così, ci vendono notizie false che non servono a nulla se non a fare confusione e a creare dei click, così come la Mercedes che avrebbe abbandonato il sidepod zero per fare delle pance come la Red Bull, tutto come secondo la Red Bull, c'è di tutto. Ora ragazzi, ripeto, assurdo, tutto assurdo, ma assurdo lo so io cos'è assurdo, però questo è tutto click, tutti i pseudotecnici che vogliono fare video, ripeto, c'è spazio per tutti, però un conto è il sensazionalismo, un conto è chi come i nostri ingegneri lo fa di lavoro, ok? E quindi giustamente è un minimo risentito. Pauroso è il fatto che qualcuno non si sia accorto che la vettura presentata era un fantoccio, come abbiamo detto in apertura, ok? Questo è pauroso, però un titolo così acchiappa. Poi l'ingegnere di turno, il nostro ingegnere validissimo, spiega perché, ma qui il tifoso ha la mente corta, ok? Ultima cosa, soluzione geniale, tutti copieranno questa soluzione Mercedes, adesso ce lo segniamo, così vediamo da qui a fine anno quanti hanno copiato sto brobbio della Mercedes. Ripeto, c'è posto per tutti, ma ce ne fossero di trasmissioni, di un certo livello, tecniche, ok? Se io domani mi metto a parlare, come dice Werner, di medicina, o domani mi metto a parlare di trading online, ma io chi sono per dirlo? Ok? E un'ultima cosa, Salvo, se vai sulla... un po' più grave, tra virgolette, se vai sull'ultima slide, perché, ragazzi miei, io capisco che voi dovete andare online il prima possibile, coi video il prima possibile, per acchiappare il prima possibile. Zoom un attimo, questa è la nostra chat del gruppo tecnico, che si legge benissimo in alto, se sali su un attimo, Salvo. 10 febbraio 2023. Ok, la foto sullo sfondo non è chiaramente nostra, non l'abbiamo fatta noi, non l'ha fatta Salvo, non l'ha fatto Formula News. Però quello che vedete subito sotto, allo stesso minuto, è l'editing che ha fatto Salvo per un discorso interno tra gli ingegneri, andare a discutere su quello che si poteva discutere di un frame, infatti è stato detto in trasmissione, di un frame così preso di corsa, con una risoluzione pari forse a 2 pixel, ok? Il giorno dopo ci si ritrova la nostra immagine in due video di altrettanti youtuber, più o meno famosi, che non hanno avuto nemmeno la coscienza di editarsela da soli. L'hanno presa e sparata nei loro video sensazionalistici. Perché? Perché devono andare in onda il prima possibile per acchiappare, però ragazzi, un po' di rispetto per chi lavora. Ok, rubare il materiale, rubare le idee, però io non dico Photoshop, posso capire che per voi sia troppo. Però ragazzi, fate
I primi piani accattivanti, le luci a LED. Aprire Paint di Windows vi costa 2 minuti, 2 linee, 2 frecce, potete farlo anche voi. Poi, Alberto e giustamente Werner hanno tranquillamente detto che da lì non si poteva capire nulla. Però i scienziati di turno, muso più largo, addirittura zona Coca-Cola, se fai vedere l'ultimo frame, e cito per dovere di cronaca, se andiamo a zoomare si vede, se Salvo puoi mettere l'ultima slide al volo, ora mi dovete dire, se andiamo a io cito il video, se andiamo a zoomare potete vedere che cosa? Voi onestamente, potrebbe essere chiunque, a parte la scritta oro, che cosa vuoi vedere da un frame? Ci fanno un video, una trasmissione e sono tecnici. Ragazzi, questo ripeto perché il web è grande, tutti sono i benvenuti, tutti possono dire la loro, ma bisogna che ognuno resti nel proprio, ok? Spacciarsi per tecnici non è il caso, perché non ci fate una bella figura. E soprattutto, ragazzi, il materiale non lo venite a rubare a noi, fatevelo da soli, visto che siete così dei gran tecnici, ok? Pauroso. Detto questo, scusate, ma dovevamo toglierci qualche sassolino dalla scarpa, perché ripeto, Marco Ingegner Coricelli e Marco Ingegner Asfalto sono ingegneri, hanno studiato, però evidentemente, ragazzi, avete perso tempo, perché basta aprire YouTube e si vede da lì che è tutto molto evidente. Marco poi, Coricelli l'ha detto, ha fatto una super trasmissione domenica scorsa con un argomento molto complesso, senza far nomi, dopo una settimana è uscito un articolo cambiato qualcosina, però parlava dello stesso argomento. E quindi, ragazzi, è ora di smetterlo un attimino, perché insomma, capisco tutto, però c'è un limite a tutto. Quindi, ragazzi, detto Scusa, questo, vai, vai. no, ma quindi pensi che devo mettere dei LED qui per essere più, diciamo, Sì, visibile però così? no, ti sbatte in No, testa, perché Marco, lascia perdere. diciamo che ci lavoro con quelle cose, quindi potrei fare dobbiamo fare editing un'illuminazione poi, più. no, ragazzi, questi siamo e questi rimaniamo. Purtroppo la qualità è quella che è. Però, ragazzi, ok, io ovviamente ringrazio i due Marco, Asfalto, storico avventore, il nuovo Marco, non Marco Asfalto, il nuovo Marco Coricelli, il nuovo No. avventore, scusate. Grazie a entrambi per essere intervenuti. Grazie, Grazie a te, grazie a grazie. Marco Coricelli e grazie a tutti voi che avete la Grazie. pazienza di ascoltarci e anche di vederci. I nostri sproloqui, grazie a Salvo in regia, grazie a tutti voi che ci avete seguito. Vi diamo appuntamento perché, ragazzi, questa era solo la prima puntata del 2023. La domenica non sera, ma normalmente dopo 10 minuti, un quarto d'ora, Marco Asfalto, correggimi se sbaglio, noi siamo già qui a botta calda a parlare a ruota Sì. libera di quello che succede. Speriamo quest'anno di sollevare tanti cartelli, dai, perché almeno vorrà dire che qualcuno è arrivato dove doveva arrivare. Detto questo, io vi ringrazio di nuovo, scusate se siamo andati un po' lunghi, buona serata a tutti e ci vediamo domenica prossima. Ciao ciao! E poi, grazie, buonasera a tutti. Giusto, ma io non ce l'ho, stavo, dalla prossima!